signor, mi rendo conto che il momento è drammatico. Comunque, le mie condoglianze. Grazie. Parimenti in famiglia. Grazie, signora. Condoglianze anche a lei. Allora, io con suo marito ho giocato a pallone diverse volte. È vero. Da amico mi sono permesso di fare una locandina proprio, oserei dire, confidenziale. Eccola qua. Senza cognome. È bello. Pacchi, centravanti. Di sfondamento, la verità di sfondamento. Era un centravanti arretrato, no? Per piacere, noi andiamo in dettaglio. Anche voi giocavate insieme, no, giustamente. Bella. Va bene. Non si poteva mettere un bel pallone in primo piano? Ma bello, che c'entra il pallone? Questo è un fatto religioso sacro. Ma spesso le immagini sacre, capito? Pacchi! Voglio a Pacchi! E no, allora tu fare così, dopo tutto, morto Pacchi, te ne fai un altro, dai, che dondolando un po' più. Allora, qua ho scritto poi, giustamente, sì, ne danno il triste annuncio, sì, la moglie addolorata. Così mi chiamo. Addolorata. E il genero felice. Si chiama felice. Lo genero felice. Va bene, allora, poi le altre cose che non sappiamo, dai, non fiori. Non fare così, allora è così, non ti passa mai. Che fai? Non c'è più. Sì, facciamo una bella spaghettata di sacrestia, così tiri sul mio orario. Allora, al modo di fare la spaghettata, finiamo prima sto fatto. Vedi come sta a pezzi. Vabbè, allora l'unica cosa, i funerali, perché lo volevo concordare con voi. Sì. I funerali avranno luogo il giorno, insomma, oggi è venerdì, mettiamo sabato, domani. E così facciamo i funerali. No, assolutamente, sabato no. Funerali, sabato no. Vabbè, allora facciamo i funerali domenica. Domenica. No, non se ne parla proprio. Non ce ne parla. I funerali domenica no. Si fanno lunedì. Scusi, signore, solo una cosa, noi siamo a venerdì oggi, perché dobbiamo aspettare fino a lunedì per fare il funerale? Come perché? Che faceva Pacchi mio? Che faceva? Faceva il giocatore di pallone. Me lo volete lasciare almeno una domenica a casa? Ha ragione. Questo ha ragione, perché sono così tanti altri. Ma no, Pacchi!